Nella puntata di ieri abbiamo detto che i santi ci esprimono, ci testimoniano non solo l'importanza della preghiera, ma anche i vari aspetti della preghiera. Alle mie spalle vedete riprodotta questa immagine di San Francesco che è appunto qui, nella sala San Francesco a San Giovanni Rotondo, che si trova sul percorso delle visite quando si vuole andare verso il crocifisso delle stimmate. Bene, Francesco è certamente un testimone di preghiera. Anzi, se stiamo al suo biografo Tommaso da Celano, Francesco non era tanto uno che pregava, ma era un uomo fattosi preghiera. È profonda questa verità. È profonda questa affermazione di Tommaso da Celano, perché ci dimostra come non è importante muovere le labbra quando si prega, ma è importante avere il cuore appunto unito a Cristo. Ed è Cristo che ha fatto di Francesco una preghiera vivente. E se andiamo a analizzare le sue preghiere, ci rendiamo conto che non sono mai preghiere nate dai testi o nate, come dire, da una mente che pensa o che va semmai a vaneggiare, no, ma è una preghiera che nasce dal cuore, che nasce dalla sua vita. Per chi vuole, su voce di Padre Pio, già si è iniziato appunto un commento e una presentazione ancora prima delle preghiere di Francesco d'Assisi che noi troviamo nelle fonti francescane. E anche lì è possibile scontrarci con questo uomo, questo santo, questo convertito, questo religioso, Francesco d'Assisi, un uomo diventato preghiera. E questa sua preghiera è veramente una preghiera che nasce dall'amore, che nasce da un cuore toccato dall'amore e da un cuore che palpita di amore. Francesco ha lasciato, come dice il Cardinal Comastri, nella sua vita un grande segno, un grande solco profondo. Tant'è che oggi Francesco d'Assisi attira tante persone, soprattutto attira tanti giovani. E come mai un uomo di tanti secoli fa, un uomo che noi oggi facciamo fatica a riconoscere in questo nostro mondo, attira? Cosa dice, ecco, a ciascuno di noi? E un giovane una volta mi ha proprio detto questo, sai, questo giovane io l'ho incontrato, mi ha raccontato della sua storia, della sua vocazione e gli ho consigliato di leggere le biografie classiche di Francesco d'Assisi insieme alle fonti. E mi ha detto proprio questo, quando mi disse che fu colpito da quell'espressione di Tommaso da Celano che vi ho appena detto, che in lui ciò che era stato toccato da Francesco d'Assisi era la sua capacità di vivere pregando e di pregare vivendo. Noi sappiamo che Francesco d'Assisi ha avuto un incontro decisivo nella sua vita ed è stato quello con Gesù crocifisso nella chiesa di San Damiano. Lì, nella chiesa di San Damiano, Francesco d'Assisi, era l'autunno del 1205, aveva circa 23 anni, lì la sua vita venne del tutto cambiata, scombussolata. Ma nel tempo Francesco crebbe nella sua relazione con Dio. Nel tempo Francesco scelse il Signore come unica ricchezza della sua vita, come il sommo bene, come tutto il bene, e perciò sposò Madonna Povertà. E voglio chiudere oggi con una
questa breve preghiera di Francesco, che accompagnerà un po', secondo me, tutta la sua esistenza, ma anche la nostra esistenza. Lui, riflettendo e contemplando la grandezza di Dio, diceva sempre: chi sei tu, dolcissimo Dio mio? Chi sono io, vilissimo verme e inutile servo tuo? Questa preghiera che Francesco ripeteva nella verna, nel silenzio della verna, ecco qui la preghiera che deve nascere dal silenzio, non dimostra l'inutilità, la bassezza di Francesco, ma la sua grandezza. Perché sapete qual è la grandezza dell'uomo? È riconoscersi servo, bisognoso di Dio. Noi ci vediamo domani, Parapio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!